In questo filmato che andremo a vedere adesso, cioè sul ciclo della vita, si parla proprio di tempo, no? Della vita delle creature. In particolare si parla anche di questa medusa considerata un po' immortale, perché in realtà dopo essere medusa diventa, pensate, un polipo. E questa cosa è molto particolare perché è un po' come se cambiasse uno degli stati della sua vita. Insomma, il tempo passa in maniera diversa. Guardate qui, a tra poco. Il ciclo di vita degli animali. Nascita, crescita, riproduzione e morte rappresentano le quattro fasi del ciclo vitale di tutti gli animali. Certo, con alcune rarissime eccezioni. Anche se queste fasi sono comuni a tutti gli esseri viventi, ci sono molte differenze tra specie e specie. Per esempio, mentre gli insetti, gli uccelli e i rettili nascono da un uovo, i mammiferi si sviluppano come embrioni nel corpo della madre. La maggior parte degli animali appare simile agli adulti alla nascita. Alcuni tipi di animali, però, tra cui la maggior parte degli insetti e degli anfibi, passano attraverso trasformazioni radicali durante la loro fase di crescita. Questo processo è chiamato metamorfosi. L'intero ciclo di vita di un animale può durare da pochi giorni o settimane, come accade per molti insetti. Fino a 512 anni di un raro esemplare di squalo della Groenlandia. Gli animali sono chiamati vivipari quando nascono dal grembo della madre, o ovipari quando si sviluppano all'interno di un uovo esterno al corpo della madre. Alcuni rettili sono chiamati ovovivipari perché i loro embrioni si sviluppano all'interno di uova che rimangono nel corpo della madre fino alla schiusa. Lo sviluppo embrionale è simile nella maggior parte dei vertebrati, ma può durare da 19 giorni nei topi a ben oltre un anno nei grandi mammiferi, come giraffe, balene ed elefanti. Gli animali si riproducono sessualmente o asessualmente. Mentre la riproduzione sessuale coinvolge gameti maschili e femminili, lo spermatozoo e l'ovulo, la riproduzione asessuale dipende da un singolo individuo per generare una nuova vita. Idre, spugne, stelle marine e vermi piatti come i planari possono riprodursi asessualmente. Dopo l'invecchiamento, gli animali terminano il loro ciclo vitale morendo. La perdita dell'udito e della vista, la mancanza di energia, la debolezza del corpo e le malattie sono alcuni segni di invecchiamento che spesso precedono la morte naturale di un animale. I predatori hanno maggiori probabilità di morire di morte naturale, mentre le specie di prede possono soccombere agli attacchi quando diventano troppo vecchie per difendersi adeguatamente. Oh, che bello questo filmato!